Facoltà di intervenire l'onorevole Versace. Prego. Caspita, ero distratta. Grazie Presidente. In queste settimane ho assistito a numerosi dibattiti televisivi dove molti esponenti del governo hanno vantato grande attenzione nei confronti delle persone più fragili e delle persone con disabilità. Io ho sentito dire che la disabilità sta al centro dell'agenda politica, che sta in cima alle liste delle priorità del governo. Mi dispiace rilevare che non è proprio così. Nel caso specifico, con quest'ordine del giorno, l'82, voglio condividere l'appello dell'Ente Nazionale Sordi, che chiede la fornitura gratuita e la distribuzione di particolari mascherine dotate di una copertura trasparente all'altezza della bocca, così da consentire alle persone con problemi di udito di poter leggere il labiale dell'interlocutore. Allora anche loro hanno il diritto di proteggersi e ovviamente di proteggere, ma anche e soprattutto di poter comprendere quello che dicono gli altri attraverso la lettura delle labbra, anche perché va ricordato che non tutti usano né conoscono la lingua dei segni. Peraltro, a ricordarcelo è stata proprio una 21enne americana, Ashley Lawrence, che ha pubblicato un post diventato virale e che ha stimolato la creatività di numerosi laboratori e di aziende tessili del nostro territorio, che si sono già messi a produrre e a distribuire mascherine simili un mese fa. Allora noi, siccome io dico sempre meglio tardi che mai, vorrei che questo fosse da stimolo per il commissario straordinario Arcuri, che insomma in questi giorni ha anche il suo bel da fare per approvvigionarsi già delle più note mascherine, tipo quelle che indosso io oggi, di tipo chirurgico. Ma voglio anche ricordare al governo e al commissario che difficile non vuol dire impossibile, vuol dire solo difficile. E io ne sono testimone, perché ho vissuto sulla mia stessa pelle che la forza di volontà, se veramente interpretata e sentita, può smuovere montagne. Mi farebbe tanto piacere vedere davvero la volontà di lavorare insieme, uniti, proprio a sostegno delle persone più deboli. Ho sentito tante volte dire il Premier Conte: nessuno rimarrà indietro. Non mi sembra che stia andando proprio in questa direzione. L'Istat ci ha ricordato che sono 800.000 le persone con deficit uditivi e che ogni anno nascono 2.000 bambini sordi. Adesso, se davvero nessuno deve rimanere indietro, visto che in questi mesi sono state respinte numerose iniziative nostre, promosse, appoggiate da più gruppi politici, tutti i colleghi del centrodestra, a sostegno delle persone con disabilità, sono stati respinti emendamenti e ordini del giorno. Non voglio stare qui a citarli tutti perché l'orario è già quello che è e la vostra attenzione vorrei che rimanesse alta. Allora chiudo ricordandovi una frase che a me piace molto e spero che possa stimolare soprattutto il vostro operato da qui in avanti. Si misura la tenuta di un ponte dalla solidità del suo pilastro più piccolo. Allora, riflettete su questo tema, cercate di non lasciare davvero nessuno indietro e accogliete possibilmente questo mio ordine del giorno. Grazie Presidente.